invitiamo qua i nostri primi ospiti per un appuntamento proprio organizzato da Camera di Commercio, che sono innanzitutto Chiara Magri. Chiara, buona giornata e benvenuta. Ti accompagnano? Allora, potete mettervi qui tranquillamente. Ti accompagnano, io sono, guarda, mi sposto un attimo. Anch'io. Chiara, guarda, lasciamo... Insieme con te, Sirena Adena e Francesco Carroli. Buona giornata e benvenuta. Buongiorno. Direttrice artistica del Centro Sperimentale di Cinematografia. E poi ci presenterai quello che succede a breve dentro il padiglione del Book Club. Partirei però da questo Centro Sperimentale di Cinematografia. Che cos'è? Una sede principale che sta a Roma, però Torino raccoglie un bel punto di eccellenza. Esatto, sì, a Roma il Centro Sperimentale ha due branche, che sono la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale, che raccoglie tutto il cinema italiano. La Scuola Nazionale di Cinema a Roma insegna il cinema. A Torino invece il cinema d'animazione, quindi i cartoni animati, da una ventina d'anni con il supporto della Regione Piemonte. E siamo effettivamente, credo, un bel punto di riferimento per chi vuol fare dei cartoni animati e dell'animazione, che non sono solo i cartoni animati, il suo mestiere. Allora chiedo a te di presentare Sirene e Francesco. Loro sono studenti del secondo anno, la scuola dura 3 anni, il diploma è riconosciuto come un diploma di laurea triennale, ma non siamo all'università, il corso è molto pratico. Loro sono, sì, al secondo anno sono... In Francia sarebbe un'università dei mestieri. Sì, esatto, diciamo la finalità è proprio quella di indirizzare a un mestiere e a un'arte, ovviamente. Che dire, penso che possano... Allora, i ragazzi hanno percorsi molto diversi a volte, no? Quando arrivano. Che cosa presenterete a breve nel Book Club qua di fianco? Presenteremo due video di comunicazione molto brevi, diciamo due spot, che sono stati realizzati insieme alla Camera di Commercio di Torino, con cui collaboriamo da molti anni, proprio per realizzare della comunicazione per iniziative, azioni della Camera di Commercio in genere, che sono quelli che vanno sul nostro sfondo, esattamente, insieme agli studenti, in un rapporto che, se vuoi, è di cliente, in modo che i ragazzi in qualche modo abbiano un'esperienza simile a quella del lavoro, ma è che è anche un rapporto che tiene molto conto dell'aspetto educativo, e questo, voglio dire, è un po' il plus che lavorare con Camera di Commercio ha. Sirene, come ti sei appassionata di questa arte, come giustamente Chiara la definiva? Allora, io da bambina ho sempre amato i cartoni animati, e quindi quando ho visto questa scuola ho detto... Sì, adesso funziona. Ho detto, vorrei farlo. Questa è stata e cosa ti ha appassionato o meravigliato? Oggi il tema è quello della meraviglia, no? Qua al salone, entrando nelle aule e nei laboratori di questa scuola. Sì, è che poter fare, inventare dei mondi che non esistono, per me è una cosa spettacolare, cioè inventare una cosa dal nulla e far uscire una cosa, un'animazione fatto con tutti gli altri, per me è una meraviglia. Una meraviglia, quindi la creazione di un mondo meraviglioso, nuovo, sì, che prima era solo nella tua mente e sì, che adesso diventa un racconto per gli altri. Sì. Francesco, faccio a te la stessa domanda, cosa ti ha meravigliato, appassionato? Quando è che ti sei detto, questa potrebbe essere una strada, siamo in un spazio che si chiama Future Channel, che quindi è il mio futuro? Sì, io in realtà ho un percorso differente perché vengo dal mondo del fumetto. Io, prima che appassionato di animazione, sono un appassionato di fumetto, però negli ultimi anni mi sono reso conto che l'animazione era più nelle mie corde e per questo ho deciso di cambiare, iscrivermi al CSC. E, in particolare dell'animazione mi piace quello che sembra banale, scontato, però è il movimento che permette a questa forma d'arte di racchiudere tutte le forme d'arte. Questo credo che sia il valore aggiunto vero dell'animazione,
che la rende secondo me superiore a qualsiasi altra forma di intrattenimento, soprattutto video. E, che altro? Fondamentalmente questo. E l'aria che hai respirato entrando dentro la scuola, il tuo passaggio, quindi tu eri già nel mondo del fumetto, poi mi verrebbe da chiederti fumetto italiano o manga o altri no, generi? Io fumetto francese. Ah. La Francia ha un gran mercato, anche in animazione in realtà, sono i produttori europei principali, cioè proprio anche sia culturalmente che a livello di potenza economica in Europa sono al primo posto, settore intrattenimento in generale, diciamo. Basti anche pensare a Charlie Hebdo, loro hanno una grande cultura proprio vignettistica, satirica, e questo si ripercuote anche nell'animazione, l'humor e il tratto proprio è quello che del mondo francese, diciamo, preferisco. Ti affascina. Esatto. Chiara, qual è il percorso che viene offerto dalla vostra scuola di animazione? Quali mondi vanno a scoprire, su quali pezzi si impratichiscono? Il percorso in pratica riproduce quello che è il percorso creativo e produttivo del film d'animazione. Ovviamente film d'animazione vuol dire tante cose, vuol dire serie, vuol dire corto, vuol dire lungometraggio, oggi vuol dire anche molto comunicazione, intervento nella realtà aumentata, insomma un po' di animazione c'è dappertutto. Il percorso quindi cerca di insegnare step by step quello che comunque è il fondamento del percorso creativo e produttivo, per cui in realtà diciamo che in piccolo tra virgolette riproduciamo una scuola di cinema dove tutti i mestieri concorrono, poi per cui c'è che sono un po' diversi in animazione, ma poi il risultato è lo stesso, no? Sempre film, quindi c'è un percorso, ovviamente si approfondisce molto l'aspetto animazione inteso proprio come faccio recitare i miei personaggi, che è la parte, se vogliamo, che richiede più tempo di esercizio, è lenta, notoriamente la fase dell'animazione è lenta, però c'è una parte ovviamente fondamentale dedicata a tutta la progettazione, quindi lo studio dei personaggi e di tutto quello che sarà l'immagine del film, lo studio che è fondamentale dell'aspetto narrativo, perché poi lo scopo della trama, del plot, ovviamente, fino alla scrittura, allo storyboard, perché poi lo scopo, adesso parliamo come dire un po' nello specifico di stili eccetera, però lo scopo è quello di raccontare delle storie, no? Certo. Magari meravigliose, no? Tu ci hai parlato del rapporto con un ente che è radicato sul territorio, no? Un ente che quindi mostra e valorizza le realtà territoriali e quindi della bellezza del lavoro che andrete a presentare a breve proprio al Book Club qua di fianco. Di questo territorio fanno parte le imprese che qua vengono citate, no? Giovani e imprese per costruire il futuro. E qual è il rapporto della vostra scuola col mondo imprenditoriale e soprattutto la realtà di Torino, la realtà del Piemonte e dentro cui vivete? È una realtà frizzante che dà possibilità, sbocchi, opportunità? È una bella domanda, perché la risposta è sì. Beh, magari noi ce lo dimentichiamo, no? Siamo sempre la Torino legata agli anni 80, no, ai 100.000 dipendenti di Mirafiori. Magari Torino è cambiata e possiamo raccontarlo. Torino è cambiata, negli anni 80 comunque è stato seminato qualcosa rispetto all'animazione, ma non la faccio troppo lunga, ma forse ricorderete un film che si chiamava La Gabbianella e il Gatto, che aveva un Sepulveda, enorme successo dal libro di Sepulveda, dal racconto di Sepulveda. E lì nasce questo semino, per cui Torino è sempre stata molto sensibile all'animazione. Anche all'università il professor Rondolino insegnava anche l'animazione, che all'epoca parlare di cartoni animati era, boh, insomma, robetta, no? Sì, era come dire che Barbara D'Urso fa filosofia, insomma. Esattamente. E invece il professor Rondolino aveva visto lungo, insomma. E comunque oggi, insieme a Roma e a Milano, Torino è uno dei centri produttivi per l'animazione più importanti, è cresciuto moltissimo in questi ultimi anni, ci sono imprese diciamo solide da tempo e ci sono anche nuove piccole imprese create da nostri ex allievi. Faccio questa domanda anche perché quando si parla giovani futuri imprese forse bisognerebbe tornare a nobilitare quella parola che si chiama lavoro, no? Perché poi immagino, e qua lo chiedo a Sirene e a Francesco, che voi ve lo siate sognate, ve lo stiate sognando il vostro lavoro. Com'è fatto questo lavoro?
Intende proprio il... Come te lo immagini, come sogni il lavoro che, in cui vorresti esprimere poi quella che è la tua, quella che è la tua arte? Bella domanda. Allora, immagino un mondo dove ci sia soprattutto libertà di espressione e non so, mi vuoi aiutare tu? Abbiamo... Che tipo di lavoro? Come ve lo immaginate questo lavoro, di cui, se uno ci pensa, poi sta un terzo della vita per un lungo periodo ce lo passiamo al lavoro, perché 8 ore le passiamo a dormire, 8 ore le passiamo a svagarci oppure a vivere, e 8 ore le passiamo al posto. È un lavoro impegnativo, perché noi vediamo un risultato che sembra giocoso, spiritoso, però è un lavoro che richiede un sacco di ore, un sacco di impegno. Infatti non è... è risaputo che è un lavoro anche abbastanza logorante, però nonostante questo è un lavoro che appaga tantissimo, perché proprio anche nel processo di creazione si percepisce, si respira proprio un senso di appagamento. Tu parti da un disegno che è fermo, una serie di disegni che sono inizialmente delle bozze fermi, arrivare a vedere un prodotto così elaborato, movimento, sicuramente da pagamento, questo è il motore che ci spinge a fare. Il genio non è tutta sregolatezza, no, ma per niente, in questo lavoro pazienza e anche pazienza, umiltà, precisione. Sì, ci vuole anche un bel la collaborazione con gli altri, anche questo è il bello dell'animazione, che uno impara anche dagli altri. Ci si può collaborare, è un ambiente molto accogliente, collaborativo, creativo. Quindi da soli non si riesce a fare questo, c'è bisogno di una squadra. Si può, però è più divertente, è più veloce quando si lavora a squadra, ecco. Allora, prendo spunto da una riflessione e da una frase lasciata da Chiara. Il cuore è raccontare storie. L'ultimo libro di quel grande filosofo tedesco Byung-Chul Han, che è uscito da poco, dice che in questa epoca in realtà è impossibile raccontare storie, perché tutte le storie che raccontiamo sono come dire, assorbite dal consumo. La storia è un senso, un'emozione, è una passione, è un orizzonte, è una speranza, la storia. Oggi le stories le consumiamo bulimicamente nei 15 secondi per cui passano al cellulare. Secondo voi che cos'è raccontare una storia oggi? Perché raccontare una storia non è una story su Instagram? Beh, le storie ci possono comunque colpire emotivamente, cioè non è solo per il consumo, ma per trasmettere un messaggio comunque agli altri. Io credo che, come riprendendo quello che hai detto tu, le storie fondamentalmente sono già state raccontate, quindi quello che fa la differenza sul serio è come la racconti. L'animazione ti mette a disposizione. Effettivamente c'era qualcuno che diceva che dopo le tragedie greche resta poco da raccontare sul luogo. Non dico che è un riciclo, però è un... fondamentalmente tu segui dei paradigmi, degli schemi che sono sempre quelli, quindi quello che fa realmente la differenza è come lo racconti, e secondo me l'animazione in questo senso mette a disposizione un sacco di mezzi che altre forme di cinema non hanno, perché io dico sempre che nell'animazione la forma, quello che vedi, è anche il contenuto, non è un mero aspetto grafico. Ogni è un allievo di McLuhan, Ogni linea è ponderata, cioè c'è un motivo per cui è lì, magari non sempre, magari non in tutte le produzioni, però nelle produzioni diciamo che danno una certa rilevanza, l'aspetto artistico, questo è lampante. E che lo genere si vede. Di storie vorreste raccontare? Che genere di storie vi piacerebbe raccontare? Se fossi uno scrittore, qual è il tuo prossimo libro, no? Però qual è la storia che avete in sogno di raccontare? Una storia che parla di... Vuoi andare tu? Io della realtà contemporanea, soprattutto per la mia cultura,
un po' di comedy anche, però ecco, mi piacerebbe raccontare delle storie che può dare visibilità alle minorità, alle culture, sì, alle minoranze, grazie. Io da appassionato di fantascienza, quello è un genere che sicuramente mi perseguo, diciamo, però nelle mie produzioni di solito metto sempre un tocco di dark humor, comunque anch'io cerco di riprendere situazioni attuali, quotidiane, e cercare di stravolgerle e renderle più surreali. Non saprei dire darmi un genere, però diciamo comedy, pure io, umoristico. Io vi ringrazio di aver iniziato il salone con noi, come vedete le vostre produzioni ci accompagneranno. Anzi, farei così, in questo momento di diretta, se riusciamo a prendere un breve break in cui stacchiamo dal palco e mandiamo la clip in diretta televisiva, perché credo che sia il modo più bello per valorizzare il vostro raccontare storie, perché non si può raccontare storie se non c'è qualcuno che ti ascolta. Il pubblico è la storia, perché è la storia che vive dentro il cuore di qualcun altro. E vi chiedo però una piccola cortesia. Noi abbiamo un quaderno del salone, e vi chiedo di firmarlo con un vostro messaggio, con quello che oggi pensate di poter regalare, raccontando le vostre storie. Grazie davvero a tutti quanti, un buon lavoro e complimenti per la scuola. Grazie a lei.